Teatro della Fortuna è uno dei teatri più belli delle Marche, ma ha bisogno di una manutenzione continua. Recentemente è stato oggetto di interventi per quanto riguarda l'efficientamento energetico, è stato chiuso durante l'estate, approfittando appunto della chiusura estiva, ma adesso si fanno ulteriori interventi, ma il teatro continuerà a essere aperto al pubblico. È vero, Katia Amati? Sì, il teatro è stato oggetto di questo lavoro di efficientamento energetico, è stato chiuso nei mesi estivi. Adesso interverremo con questa manutenzione straordinaria nella parte pittorica e vedrete nel foyer che riporteremo all'antica bellezza le parti pittoriche, il tetto che ha bisogno di essere controllato, perché immaginate questa parte più alta, questo palazzo è il più alto del centro storico, per cui quando tirano questi venti particolari ci sono questi problemi proprio di coppi oppure delle infiltrazioni d'acqua, e anche una rivisitazione della sala interna per quanto riguarda soprattutto la parte dei parapetti, quello dove ci sono quei tubi di ottone che sono stati messi proprio alla riapertura del teatro. Ecco, però siamo contenti perché questi ultimi due anni il Comune di Fano sta trovando diversi finanziamenti proprio per far sì che il teatro sia sempre al meglio. In particolare, signor Amati, il foyer non è un luogo di passaggio, ma è un luogo anche di intrattenimento, è un luogo anche decorato con belle pitture che purtroppo nel soffitto si sono deteriorate a causa della caduta del campanile durante l'ultima guerra. Ma in particolare, che cosa è emerso ultimamente perché appunto occorre fare questi lavori? Sono negli ultimi 4 anni si sono manifestati dei fenomeni di umidità particolari dalla parte bassa verso l'alto. Il Comune anche in questo caso è intervenuto mettendo degli strumenti che invertono la polarità dell'acqua e i risultati li vediamo perché i muri si sono asciugati ed è proprio questo il motivo per cui oggi possiamo intervenire nelle parti ammalorate e riportare alle pitture che c'erano, i trompolei oppure la pittura del muro più semplice. Ecco, i lavori non interromperanno l'attività del teatro, tant'è che venerdì ci sarà un altro bellissimo appuntamento della stagione di prosa. Venerdì, sabato e domenica avremo qui il due, come vedete alle spalle, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in uno spettacolo in particolare perché ci sarà anche musica jazz che proprio è parte integrante dello spettacolo. È uno spettacolo che racconta da parte dei due attori il rapporto che hanno con il pubblico, considerandolo proprio come dei familiari con i quali si sta assieme, si condivide, in questo caso uno spettacolo teatrale nelle famiglie, i problemi di tutte le famiglie. E sabato pomeriggio i due attori incontreranno il pubblico alle 18 nella sala grande del teatro e con l'ingresso libero. Recentemente è stato fatto anche un consuntivo in Consiglio Comunale per quanto riguarda l'attività teatrale, un'attività che la soddisfa per il 2023. Sì, io sono contenta perché credo di parlare a nome anche di tutto il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che ci seguono, perché c'è stata una grande ripresa. Nel 2022 e 2023 abbiamo riconfermato gli abbonamenti che c'erano prima della pandemia, per cui con un più 51%, ma soprattutto un pubblico giovane che viene all'opera, viene alle parti di musica e per noi insomma è un sintomo importante di questa crescita dal punto di vista sia culturale che musicale, ma proprio l'idea proprio che si torni a teatro. Chi viene a teatro in questo momento è abbastanza contento della stagione, speriamo insomma che negli spettacoli prossimi di trovare questo consenso che ci hanno manifestato fino adesso.